Alle 2:30 di questa notte a Palazzo Mercanti è stato approvato il bilancio preventivo 2014 del Comune di Piacenza, una vera e propria maratona che si è conclusa, come dicevamo, a notte inoltrata, 56 emendamenti, alcuni promossi, altri bocciati da parte della maggioranza. Alla fine è arrivato un voto positivo da parte del centro-sinistra, che dunque ha licenziato la manovra economica della Giunta Dosi. In particolare sono stati sottolineati 25 milioni di euro che sono messi, sono confermati sul sociale. Resta alto il livello dei servizi secondo l'amministrazione comunale. Daniel Negri, il capogruppo del PD, ha però proposto l'istituzione di una commissione che possa occuparsi di welfare e analizzare i nuovi bisogni dei piacentini e di chi risiede nella nostra città. Di che cosa si dovrebbe occupare questa commissione? Studiare nuove proposte, studiare maggiori flessibilità sulle proposte, perché ovviamente la difficoltà sarà nella sostenibilità. I temi che noi vogliamo proporre sono in particolare servizi dell'infanzia, sostegno della genitorialità, lungodegenze e anche portare a livello domiciliare alcuni servizi che magari oggi sono istituzionalizzati, in particolare sugli anziani. Molto critica l'opposizione anche nel corso della lunga seduta di ieri, bilancio bocciato sia dal centrodestra sia dal Movimento 5 Stelle. Le critiche sono quelle emerse già nelle precedenti sedute, in particolare viene sottolineato il fatto che continui a gravare una forte tassazione locale sui piacentini a fronte di servizi che secondo l'opposizione vengono a mancare. Sì, è assolutamente un bilancio insoddisfacente, perché dal nostro punto di vista non tiene conto delle necessità dei cittadini di Piacenza e soprattutto continua a tassare sempre di più i piacentini senza dare servizi. L'abbiamo visto ad esempio sul fatto che non si farà la piscina olimpionica, che non c'è il parcheggio di Piazza Cittadella, che molte delle idee a cui avevano pensato sono state rinunciate, e quindi assolutamente un bilancio che non va incontro alle necessità e non dà servizi ai cittadini malgrado la tassazione così alta.